Bruno Editore presenta Logistica efficiente di Andrea Cattaneo. Introduzione. Nel campo della gestione aziendale siamo abituati a interessarci in modo molto approfondito degli aspetti commerciali, cioè delle vendite, degli aspetti finanziari, cioè di amministrazione e finanza, degli aspetti organizzativi, cioè della gestione del personale, e degli aspetti produttivi, cioè della produzione di beni. È raro ancora oggi che si rivolga l'attenzione agli aspetti distributivi, cioè alla logistica. Questo perché la logistica è una disciplina aziendale abbastanza giovane, dal momento che fino a un paio di decenni fa essa era intesa come il magazzino, visto semplicemente come il deposito delle merci che dovevano essere vendute. In realtà oggi si comincia a comprendere che la logistica rappresenta, in un'azienda che produce e o vende merci, un passaggio fondamentale per dare valore al prodotto. Infatti, che valore avrebbe un prodotto, anche se ottimo e vendibile, se non arrivasse sul mercato nei tempi e nei modi più adatti alla sua vendita? Immagina che problema sarebbe per le vendite, ad esempio, se dei generi alimentari arrivassero nel tuo supermercato sotto casa troppo vicini alla data di scadenza, oppure se il lancio dell'ultima novità elettronica, magari in prossimità delle feste natalizie, non fosse supportato da una filiera logistica che la rendesse disponibile nei punti vendita al dettaglio, nei tempi e nelle quantità necessarie. In entrambi gli esempi, nonostante un buon prodotto, la cattiva distribuzione porterebbe a perdere vendite con un danno per l'azienda. Al contrario, pensa a una catena distributiva che sia in grado di consegnare un prodotto, magari molto simile a quello della concorrenza, ma in metà del tempo impiegato da quest'ultima. Il cliente potenziale preferirà rivolgersi all'azienda che promette e mantiene di consegnare più in fretta, perché potrà ordinare più tardi e sarà fiducioso di ricevere comunque in tempo la merce. Oppure immagina un'azienda che riesce a consegnare lo stesso prodotto dei concorrenti nello stesso tempo, ma a costi inferiori. Questa azienda potrà offrire alla clientela un prezzo minore, pur mantenendo la stessa redditività, e quindi in funzione di questo minor prezzo aumentare la sua quota di mercato. Da questi esempi capisci come la logistica non si occupi solo di consegnare merci, ma rappresenti per l'azienda la possibilità di acquisire un vantaggio competitivo nei confronti dei concorrenti e del mercato, diventando quindi una parte cruciale nella gestione aziendale. L'aspetto che rende così interessante sviluppare la propria carriera in questo settore è che oggi in Italia c'è un gran bisogno di logistici, esperti e professionisti che nel ruolo di direttori o responsabili della logistica o di consulenti o di outsourcer siano in grado di comprendere a fondo e gestire al meglio i sistemi logistici, concretizzando per le aziende proprio quel potenziale vantaggio competitivo di cui abbiamo parlato qui sopra. Questo ebook è frutto dei miei studi universitari in trasporti e logistica e soprattutto di anni di esperienza sul campo nel settore, ti darà i giusti strumenti per affrontare la carriera dell'esperto logistico, assicurandoti le necessarie basi teoriche, fornendoti metodi di analisi e di gestione più efficaci, suggerendoti le soluzioni operative più adatte e infine garantendoti una completezza di competenze che ti permetterà di promuovere la tua carriera lavorativa in un settore con grandissime potenzialità di crescita e sviluppo.